Benvenuti in questo nuovo video. In questo video faremo il sushi. E abbiamo da mamma qui. Il mio piatto preferito, insomma. Sì. Il mio piatto preferito è la pizza. Anche il mio. Però anche il sushi. Non mi dispiace. No, zitta, perché a te non ti piace, vero? No. La verità. Non mi piace, ragazzi. Io lo adoro. Allora, noi abbiamo una stoletta, poi questa cosa, poi l'avocado, l'avocado, la carota e questo coltello che ci servirà e per il salmone affumicato, perché il salmone crudo io non lo prendo, e i semi di sesamo. E questo il riso lo stiamo già preparando. Sì. Ho messo 400 g di riso per 600 ml di acqua. Si deve portare a bollore. Sì, quando sta bollendo si abbassa la fiamma e si tiene 12 minuti. Passati 12 minuti si mette da parte, quindi si spegne il fuoco, si mette da parte il riso e si fa stare per altri 10 minuti. Senza aprire mai il coperchio, mi raccomando. Mi raccomando, non aprite il coperchio. Non aprite quella porta. Però deve essere foderata di pellicola trasparente, altrimenti il sushi quando si va a fare si potrebbe attaccare. Quindi certo. Questa è pronto. È tutto pellicolato. Sì. Non termini, inventiamo. Sì. Okay. Però scusate, ci vado passando da davanti, eh? Sì, infatti potrebbe passare. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare la carota. Questa è carota cruda però, eh? Sì. Mi raccomando, non mangiare. Ancora non mangiatela! Sì. Allora, poi non mangi, mangi questa. Aspetta, quella non. Ma poi non mangi, la carota fa bene agli occhi. Vedi, io ho gli occhiali, perché non ho mai mangiato le carote. Oh. A me non mi piace, però mi finisco questa. Mm. Perché queste vanno bene. Agli occhi. Agli occhi, quindi. Mi raccomando, mangiate le carote! Ah, caspiterina! Anche se a voi non mi piacciono, però mangiatele! Mo taglio l'avocado. Scusate se qualche volta parliamo in dialetto, però noi viviamo a Giuliano di Roma, un bellissimo paesino della Ciociaria, dove si parla in giulianese, quindi ogni tanto sentirete qualche parolina in giulianese e vi diremo anche il significato, vero? Mm-hmm. Abbiamo messo un pezzo di riso, il sale e lo zucchero, giusto? Giusto! Adesso si può cominciare. Cosa si fa? Si prende, no? Attenzione ai coltelli, eh? Hai ragione, perché non sembra abbastanza. Si prende la stoietta, l'alga nori, larga noi. Leggermente le mani. Ma mi sono sbagliata, leggermente dicevi. Leggermente. Prendiamo il riso e lo come mettiamo. Come faccio io con i piedi? Un po' su tutta la superficie dell'alga. Io prendo un tocchino. E li mettiamo sulla superficie dell'alga. Ci siamo dimenticati, adesso lo mettiamo. Uh-huh. Dei semi di sesamo. Dei semi di sesamo. Ok, mettilo qua. Perfetto, basta così. Se ti devi pulire c'è l'acqua lì. Oh, furbetta. Il bacchiona. Dove sta il canovaccio? Eccolo qua. Ci mettiamo un po' di semi di sesamo sopra. Dove sei? Qui. Ok. E con un movimento veloce giriamo l'alga. E adesso la possiamo farcire come vogliamo. Io prenderei la Philadelphia anche. Vai. E qui. Un po' di Philadelphia e la spalmiamo. Va bene, mamma. Vai. Vai. Un po' di Philadelphia. Vai, metti. Aspetta però. Prendiamo un altro cucchiaio. Visto che quello ti serve, ragazzi, l'ho mangiato di nascosto. Allora tu mangia e ti faccio vedere. Mettiamo un po' di Philadelphia,
Non mangia con l'altro cucchiaino, eh? E la spalmiamo sull'alga. Io la spalmo su tutta la superficie perché è più buona. No, basta, quando ce ne stiamo a mettere? Cioè, che vogliamo fare? Alghe e maionese, Filadelfia? Cioè. Poi mettiamo l'avocado. Io di solito metto la carota. La carota, vai. E adesso fai tutto tu. Perché non ho capito la tecnica in cui si inizia, invece l'altra tecnica è difficile per me. Ora che si fa? Si mette qui e si taglia. Sì. Chiaramente per tagliare. Ma io lo posso bagnare io? No, no, è pericoloso perché si deve tagliare la lama. Si deve bagnare la lama. Pronto per mangiare. Capito. Se vi piace il mio canale, iscrivetevi al canale con la mia maglietta dei Mercontrofè.